Beh, così come ho fatto con il primo relatore, facendo un collegamento con il Consiglio Nazionale delle Ricerche, questa volta faccio la stessa cosa con un amico importante, Fais. Perché guardate bene, Fais è appena andato via, nel senso pensionato, dell'istituto. Faccio bene, Istituto Superiore di Sanità, quindi la massima autorità, direi, sanitaria del nostro paese. E Stefano Fais è stato anche lui un pioniere, nel senso che all'Istituto di Sanità, proprio essendo lui un ricercatore un po' anomalo, ha parlato di un sacco di belle cose, ne ha scritte, ha scritto un sacco di libri, è diventato il grande esperto sulla questione della basicità o acidità e ha scritto dei saggi veri. E a questo punto, come tutte le cose e le persone che dicono nella vita cose nuove e non vengono eccessivamente apprezzati e graditi, vengono messi all'angolo. Infatti ho apprezzato molto anche la considerazione che ha fatto l'amico Pagliaro dicendo: ma insomma, un direttore generale, ho fatto per 20 anni il direttore generale delle grosse strutture ospedaliere lombarde e abbiamo introdotto i concetti che voi stamattina avete sentito. E lui ha fatto la stessa cosa, identica, precisa, quindi è mio fratello lui. Come quando mi ha detto: adesso devi presentare Fais, ma cosa devo dire? Essendo fratello, avendo avuto delle esperienze in comuni, poi vi racconterà lui, perché dirà delle cose meravigliose. Perché lui non solo è stato un ricercatore, è un ricercatore che ha avuto capacità di brevettare alcuni, direi, farmaci, ma no, non si considerano ancora farmaci perché non sono considerati, no, ma hanno la valenza dei farmaci, quindi lo racconterà lui. Qui noi siamo circondati, abbiamo un panel incredibile di jolly. Bene. Il secondo jolly, il terzo jolly, lo presento in questo modo. A te la parola. Voglio iniziare ringraziando Alberto e Laura, anzi Laura e Alberto, per questo invito. Sono veramente molto felice di essere qui, lo considero un meeting di quelli che forse si ricorderanno. Ringrazio i moderatori e partiamo un po' dal titolo della mia presentazione, che poi in realtà è il titolo del libro che troverete fuori. In realtà quello di cui parlerò è esattamente quello che è sotto, cioè gli esosomi, il miracolo della natura che guida la comunicazione intercellulare. È vero, io sono stato per 30 anni dirigente di ricerca dell'Istituto Superiore di Sanità, non è stata sempre una vita facile, diciamola così, e attualmente sono responsabile scientifico con grande orgoglio di una startup innovativa, così si chiama, che si chiama Exolab Italia. Insieme a mia moglie l'abbiamo fondata con altri due soci, che in realtà sulla base di scoperte produce qualcosa che già è nelle farmacie, di cui vi parlerò alla fine, che è basato su degli esosomi, cioè delle piccole vescicole che sono presenti nei frutti e nei vegetali, da che noi isoliamo da agricoltura, che prendiamo da agricoltura biologica italiana, e quindi con grande orgoglio ci chiamiamo Exolab Italia. Però partiamo da questo. Come vedete, questo è l'indice del libro e voi vedete che gli argomenti sono tanti, ma non sono argomenti così casuali, sono gli argomenti della mia vita. Non posso entrare nel merito di tutto quello di cui ho parlato, ovviamente, però certamente
vorrei soffermarmi sull'ultimo capitolo che si chiama Perché no? Allora, mia moglie mi è testimone, perché è stata vicino a me per tanto tempo, della mia attività di ricerca. Io ho fatto il medico clinico per 15 anni, adesso devo dire ho ricominciato con tanto piacere a rifare il medico, però direi come nella canzone di Paul Anka che cantava Frank Sinatra, My Way, no? nel modo che dico io. E questo mi fa essere anche creativo nella professione del medico. E devo dire che la maggior parte dei pazienti che ho visitato hanno tumore, e Gioacchino mi ha preceduto, insomma, non è un problema da nulla. Ma nonostante questo lo sto facendo in maniera creativa, e vi dico subito che io considero il principio fondante dell'omeopatia, cioè esiste il malato, non la malattia, quello che dovrebbe essere il principio fondante della medicina. E credo, ma questo lo dico così come uno che vuole dire quello che pensa, appunto, che la medicina dovrebbe fondamentalmente pensare a curare. La guarigione è un obiettivo finale alla quale si arriva se si passa attraverso un periodo in cui ci si cura, in cui il medico aiuta chiunque a curarsi con le proprie energie. Okay? E qua, detto così, sembra una bischierata, ma in realtà è una cosa difficilissima, ma sicuramente è un mio obiettivo quando mi trovo di fronte a una persona che dice ok, ho bisogno di lei. Ma questo perché no, che significa? Vedete, quando si parla di scienza e di ricerca, attualmente si passa sopra un sacco di cose che non vanno bene. Io trovo che adesso nella ricerca, essendo io, diciamo, ho pubblicato anche su Nature, cioè io ho fatto lo scienziato per una vita, in questo momento nella ricerca ci sono molte cose che non vanno, e la cosa proprio, quella proprio che mi dispiace, è proprio legata a questa idea di fare la ricerca col paraocchi, in cui l'obiettivo è solo quello che c'hai di fronte a te, mentre secondo me la ricerca per scoprire le cose, quelle che poi non solo fanno andare avanti le conoscenze, ma poi alla fine servono all'umanità, cioè quelle che chiamo scoperte epocali. E bisogna farsi una domanda ogni tanto, perché no? Perché poi alla fine la filosofia del mio gruppo è stata anche un po' la mia, me ne prendo un po' il merito, cioè che ogni apparente errore può essere una scoperta. E non la considero una cosa così originale, perché vi faccio l'esempio che faccio sempre, che è quello della scoperta della penicillina. Allora Fleming apparteneva a un gruppo di ricercatori a Londra che stava cercando di capire qual era la causa dell'influenza, tra l'altro sbagliando, perché coltivavano lo stafilococco aureo, che non è mai la causa dell'influenza. Allora, dopo un fine settimana, tornano e nei loro brodi di coltura vedono che al centro della coltivazione dei batteri erano cresciuti dei lievi, dei funghi. Allora la maggior parte dei suoi colleghi hanno cominciato a lamentarsi: ah, ma guarda questi laboratori sporchi, polvere dovunque, che schifo. E lui fece: ma vi siete accorti che lì dove crescono i funghi non crescono i batteri? E la penicillina è nata da questo. Allora, io cito in quasi tutti i miei libri un articolo uscito su Financial Times, non quindi su Science or Nature, che si intitolava Drug Research Needs Serendipity, che questa, a parte che mi piace molto l'etimologia del termine, ma non abbiamo tempo, sappiamo tutti che significa una fortuna inaspettata. Ora, i due giornalisti, di cui non si parla più, uno dei due ha scritto un libro che si chiama The Black Swan, che parlava del fallimento dell'industria farmacologica, difatti non se ne parla più, diceva sono 30-40 anni che non si scoprono farmaci che funzionano, e secondo loro fondamentalmente c'è proprio questo, cioè che c'è una specie di cortocircuito fra l'accademia, la ricerca scientifica accademica, e l'industria farmaceutica. Da una parte ci sono i ricercatori che pensano, loro usano questo termine, scusate, sono americani, quindi, no? Cioè non si può scoprire
qual è la causa della malattia occupandosi di bits and pieces of life, che significa cose piccole o piccolissime della vita. Perché tu da un DNA, un RNA, non puoi scoprire la causa della malattia. Ed è così. Dall'altra, l'industria farmacologica, che ovviamente dice noi abbiamo i soldi, come si dice a Roma, questa gente la possiamo gestire, no? Ma non senza accorgersi che comunque quello che arrivava dall'Accademia loro in qualche modo lo dovevano utilizzare. Il dato di fatto è che sono 30-40 anni che i farmaci, quelli che curano, non ci sono. E loro fanno l'esempio, insomma, essendo un po' challenging, del Viagra, che era stato pensato, no, come un farmaco antisincope da usare nei pronto soccorsi, in realtà nei topini, prima ancora di passare agli uomini, ops, si è accorso che facevano qualcos'altro, è diventato un successo commerciale, no? Quindi questo per dire, se non abbiamo tempo per andare a fondo, ma è un argomento forte nella scienza, senza uno sguardo aperto su quello che ti succede intorno, non si fanno più le grandi scoperte. E questo è quello che ci ha portato poi a questo. Cioè noi abbiamo circa 23 anni fa scoperto che esistono delle nanovescicole che tutte le cellule di tutti gli esseri viventi rilasciano fuori, si chiamano esosomi perché si trovano fuori dalle cellule, mai dentro le cellule, che sono probabilmente il segreto della vita. E io cercherò di farvi fare un viaggio attraverso questa conoscenza, perché credo che per molti di voi sia un argomento nuovo, nuovissimo, però certamente, ecco, questo titolo è pieno e denso di significato, cioè i mediatori della connessione intercellulare. Questo perché è stato già dimostrato che indipendentemente dalla sorgente, gli esosomi sono in grado di connettere le cellule fra di loro. E quando dico le cellule, non dico solo quelle contenute nel nostro organismo, in quello dei maiali, ma anche le cellule che sono contenute nelle piante, ma anche le cellule che cioè connettono anche cellule delle piante con cellule umane o cellule animali, sono di fatto quello che quello che ultimamente viene vorrei passare direttamente al concetto. Considerato proprio, in inglese si dice Inter Kingdoms Connection, la connessione fra i regni, non fra le specie, fra i regni. E questa è una cosa straordinaria, cioè una scoperta straordinaria, che tra l'altro credo, ed è proprio scelto gli esosomi come argomento chiave, perché proprio cade nel mezzo del meeting di oggi. Cioè gli esosomi, poi vedremo, probabilmente sono anche dei reattori, sono anche in grado di produrre e di donare energia. E direi, perché insomma anche questo è quasi un regalo che ci è stato fatto, no? Mentre quando si parlava di mondo dell'invisibile prima, cioè erano le parole che usavano i fisici, perché si parlava di atomi, di molecole, ma gli esosomi hanno una dimensione che è al di sotto della limite di, come dire, di visualizzazione dell'occhio umano al microscopio ottico, cioè sono al di sotto di un micron, quello che si dice submicroscopico, no? Addirittura molto al di sotto di un micron, perché parliamo di vescicole che vanno dai 30-40 nanometri ai 150 nanometri. Ora, effettivamente, qualcosa si sa di più, ultimamente le informazioni sono venute fuori. E per esempio un meccanismo di formazione degli esosomi condiviso nelle specie è questo della formazione intermedia di questi corpi multivescicolari, che come vedete questo è in un disegno, ma questa è una immagine reale ottenuta al microscopio elettronico. Che succede? All'interno della cellula ci sono una serie di fusioni,
fra organelli straconosciuti presenti all'interno della cellula, come gli endosomi primari, gli endosomi secondari, i lisosomi, i fagosomi, eccetera, che a un certo punto, quando questa fusione multivescicolare avviene in corrispondenza della membrana plasmatica, cioè qui, okay, si formano come delle piccole saccocce sotto la membrana, piene di queste palline, che a un certo punto vengono emesse al di fuori della cellula. E qual è la particolarità? Che sono delle vescicole extracellulari che hanno dei marcatori presenti nelle vescicole endocellulari. Ma sarebbe nulla se parlassimo di culture. Ma con Antonella noi abbiamo studiato i plasmi dei pazienti, i plasmi delle persone. Tu trovi queste vescicole circolare nel corpo umano. Quindi sono vescicole con i marcatori degli endosomi presenti all'interno delle cellule che circolano per il corpo umano. E sicuramente, cosa si sa di straordinario sul modo in cui queste vescicole interagiscono con le cellule, target si chiamano così, cioè quando una vescicola entra in contatto con una cellula. Ora, ce ne sono due di meccanismi riconosciuti. Uno è abbastanza, almeno nell'ambito della ricerca scientifica, standard, piuttosto comprensibile, cioè l'esosoma esprime un ligando, no, sulla sua superficie, entra in contatto con la cellula che ha il recettore per quel ligando, il legame fra ligando e recettore induce un pathway intracellulare, per cui poi alla fine induce qualcosa all'interno della cellula che può andare da morte cellulare ad altri fenomeni. Ma quello che è veramente straordinario e che è proprio peculiare degli esosomi è che l'interazione con la cellula può avvenire con una cosa che prima non si pensava neanche. Cioè l'esosoma fonde con la plasma membrana della cellula, riversa il suo contenuto nella cellula e la cellula in qualche modo riforma diciamo un esosoma che viene riprodotto con quel contenuto. E questo è il meccanismo che gli esosomi usano per passare delle barriere che prima erano considerate dei sacrari. Per esempio la barriera ematoencefalica. Gli esosomi passano la barriera ematoencefalica proprio esattamente con questo meccanismo, fusione, riformazione dell'esosoma e emissione dell'esosoma dalla parte controlaterale. Per cui da una parte entra, dall'altra esce. E tra l'altro, per esempio, parlando del cervello e proprio studiando i tumori, voi sapete che, per esempio, tutti i tumori danno metastasi cerebrali. Okay? I tumori cerebrali non hanno mai metastasi fuori dal cervello. E quindi questo suggerisce a una persona che cerca di pensare che le cose nel cervello entrano ma non escono. E siccome, come vedremo poi, gli esosomi trasportano anche sostanze tossiche, perché oltre a essere trasportatori di messaggi importantissimi, fanno parte di un sistema di scavenging diffuso, per cui captano in qualche modo le sostanze tossiche e per eliminarle. Però purtroppo, siccome passano la barriera encefalica, li portano all'interno del cervello e da lì le sostanze tossiche non escono più. E allora da medico dico, beh, questo potrebbe essere un meccanismo alla base della patogenesi di gran parte delle malattie neurodegenerative del cervello, cioè l'accumulo progressivo di sostanze tossiche trasportate dagli esosomi. Quindi vedete che, come lo dirò meglio dopo, gli esosomi sono un coltello con una doppia lama. Da una parte sono i messaggeri di vita, dall'altra potrebbero essere anche dei messaggeri di morte. Questo nell'essere umano, eh? Questa diapositiva riassume un po' quello che vi ho detto, cioè i meccanismi condivisi dagli esosomi delle varie specie viventi in termini sia di produzione che di interazione con le cellule. Allora, vabbè, questo più o meno l'ho detto, quello che adesso vi fa vedere, mi dicono i toscani, un po' di immagini perché anche quelle servono, appartengono al mondo dell'invisibile. E tanto per farvi capire che non sto parlando di bischerate, queste sono immagini
ottenute col microscopio elettronico a scansione, in cui si vedono di fatto gli esosomi, questi provenienti da alcuni sovrannatanti. Qui invece, questo è ancora più pregnante, invece immagine a scansione di preparazioni esosomiali da liquido liquido pleurico umano, come volete, e semplicemente un esame al microscopio elettronico un pochettino accurata del sangue umano, in cui oltre a le cellule che uno si aspetta di vedere, ci sono anche delle vescicole della dimensione degli esosomi. Questo è quello che si può fare in microscopia elettronica, addirittura si possono marcare con loro colloidale e quindi caratterizzare. Adesso vi faccio vedere un po' di cose, sempre immagini, perché servono per farvi capire che sto pure parlando del mondo dell'invisibile, diciamo, un modo di vederli c'è. Certamente la microscopia elettronica, come per i virus, è la tecnica Uber Alles, no? Però ecco, io quando ho cominciato a studiarli, siccome sono un patologo che è innamorato dell'immunocitochimica, ho cominciato a raccogliere delle immagini in immunocitochimica, quindi con una tecnica, diciamo, un po' precedente a quella della microscopia elettronica, però servendomi di marcatura, no? E qui vedete, questo in realtà è uno pseudopodo, quello ha fatto vedere prima Carlo, e quindi non semplicemente una parte di una membrana cellulare, questo è uno pseudopodo in cui si vede il momento in cui un multivescicular body libera gli esosomi che poi finiscono lontano, ecco. E questo correla con quello che abbiamo visto con la microscopia elettronica. Vedete, questo è l'esosoma, qui sotto c'è il multivescicular body, questo è uno pseudopodo. Questo è molto interessante perché è il discorso che vi facevo prima, del coltello con la doppia lama. Allora, questa è una cultura di cellule di colon carcinoma che, vabbè, scusate se io se dico cose un po' tecniche, però purtroppo non si può fare a meno. Allora, che succede? Le cellule di colon carcinoma formano in cultura delle pseudocripte. Cioè, questo è come se tu vedessi una istologia in cui una cripta viene tagliata orizzontalmente, no? E quindi quello che c'è all'interno della pseudocripta è uno pseudolume, ok? Allora vedete che le cellule eliminano gli esosomi all'interno dello pseudolume. Questo significa che gli esosomi finiscono nelle feci, per esempio, ok? E che quindi sono materia di scarto. Ma d'altronde, in quest'altra immagine, qui c'è una tipica immagine di cancro del colon, che in inglese si chiama signet ring cell, cioè cellula ad anello con castone, in cui c'è una vescicola che spinge il nucleo all'estremità in modo da formare l'anello con il castone che poi, no? E qui vedete che fra le due cellule ci sono gli esosomi, e quindi queste sono due immagini nella stessa cultura che ti dicono allo stesso tempo se eliminano e connettono due cellule fra di loro. Allora, su questo vorrei sorvolare, perché veramente non abbiamo tempo. Noi abbiamo 25 anni di ricerca su questo e abbiamo pubblicato molti, molti articoli che non hanno riguardato soltanto le cellule, ma anche i pazienti, e abbiamo dimostrato molte cose, ma me ne dico alcune soltanto così per averne un'idea. Per esempio, Antonella ha messo su un test che poi è stato chiamato Exotest, è diventato un brevetto, su cui è stata fondata un'azienda, che caratterizza gli esosomi attraverso un'immunocattura sviluppata con un ELISA, ok? Un primo lavoro fatto su 200 pazienti con melanoma ha dimostrato che una delle cose più interessanti, i pazienti con tumore hanno dei livelli di esosomi plasmatici molto più alti di una persona che non ha tumore. E questo già ci ha fatto venire qualche idea. Poi, usando tecniche diverse, abbiamo per esempio visto con un'altra tecnica che si chiama nanosite tracking analysis, che è un po' più, diciamo così, simile a un macchinario come quelli che fanno il blood count, cioè la conta delle cellule sanguigne, che effettivamente questa cosa è così, cioè un paziente con tumore ha moltissimi esosomi in circolo. Questa, oltre ad essere una informazione clinica importante, perché io
spesso insieme abbiamo detto alla gente, beh, se noi, adesso mi rifaccio anche a quello che è stato detto prima, no? Allora, privare una cellula di un nucleo è un artificio, ok? Però in natura ci sono delle cose che vengono chiamate cellule che non hanno nucleo. Per esempio ci sono gli archei, che sono dei microrganismi senza nucleo. Interessantissimi, sono archei perché si pensa che siano una cosa primordiale, no? Ok? Però la mia domanda è, e questa è molto challenging se volete, ma quelle cellule sono senza nucleo perché il nucleo l'hanno perso? Oppure non ce l'hanno mai avuto il nucleo? Ma oltre agli archei, che sono un argomento affascinante a parte, noi siamo abituati a parlare di globuli rossi e piastrine, che sono chiamate cellule, ma non hanno nucleo. Ok? Quindi in natura ci sono cellule senza nucleo. Allora, quello che vi ho detto prima, e ve lo lascio proprio quasi come un'eredità, vedete, una delle cose più affascinanti che con Antonella, di cui parliamo spessissimo, è questa. Voi immaginate, visto che gli esosomi fondono, ok? Gli esosomi trasportano acidi nucleici, questo è dimostratissimo, e non solo microRNA, ma RNA messaggeri, DNA, trasportano virus, ok? Voi immaginate un brodo primordiale, no? In cui l'esosoma del T-Rex incontra l'esosoma della felce e incontra l'esosoma della rana, ok? Nel brodo primordiale si incontrano, fondono e fondono dei genomi in assenza della formazione di un nucleo. E questa è una delle ragioni per cui le persone un po' coraggiose cominciano a dire, beh, gli esosomi sono veramente l'origine della vita. No? Però detto questo, che è un argomento, diciamo, abbastanza filosofico, di cui però sono convinto, lo dico, io vorrei parlare subito di quelli che noi consideriamo ormai il futuro, che sono gli esosomi vegetali, che sono loro veramente una, come dire, il mezzo attraverso cui gli organismi sono in connessione fra di loro. Prima di tutto il nostro organismo è abituato ad assumerli, perché gli esosomi vegetali sono contenuti nella frutta e nei vegetali che noi abitualmente mangiamo. E diciamo che un'altra cosa interessante che noi abbiamo visto, ma anche altri, che gli esosomi assunti per bocca, per esempio esosomi originati da frutti, da agrumi per dire, passano la barriera gastrica, cioè hanno dentro, cioè hanno nella loro struttura qualcosa che li rende assolutamente resilienti e biodisponibili, perché questa è un'altra parola, biodisponibilità, poi vi spiego, cioè va spiegata la biodisponibilità, perché riguarda, è una definizione che riguarda il nostro organismo come quello di tutti gli esseri viventi. Quello che si sa è che noi, diciamo, stiamo cercando di capire scientificamente quanto è vero e se gli esosomi hanno un ruolo in questo, è che le piante non comunicano soltanto attraverso l'aria. Voi, è una parola bandita dall'Accademia, ma quando si parla di agricoltura biodinamica, no? E questo perché Steiner è considerato un eretico, quindi la Cattaneo, quando dici biodinamico, salta su tutte le furie. Però effettivamente che succede? Che le piante si curano fra di loro tramite gli esosomi, e questo avviene sì attraverso l'aria, ma avviene anche attraverso le radici, attraverso la terra, no? Per cui noi stiamo parlando di una cosa, di una novità assoluta, perché noi stiamo parlando di vescicoline che appartengono al mondo dell'invisibile, cioè noi non le vediamo, però esistono, come gli atomi, d'altronde, no? Lei mi insegna, professore. E tutto questo rientra in una cosa che è molto di moda, che si chiama One Health, cioè noi siamo abbastanza convinti che gli esosomi sono il tramite attraverso cui probabilmente è possibile una sola salute, cioè quella della terra, dell'acqua, degli animali, delle piante e dell'uomo. I mondi che si curano fra di loro, okay? Oppure che si fanno male fra di loro. Okay? E diciamo che
quello che è molto interessante è che sicuramente la comunicazione intercellulare to cure, cioè l'esosoma del vegetale nei confronti della cellula umana, meno il contrario, è una cosa di cui già avevo un po' parlato e succede. Ma quello che diciamo è interessante è che gli esosomi sono il mezzo che veicola quello di cui noi abbiamo bisogno. E noi siamo partiti un po' da questo, perché effettivamente il mondo, le farmacie sono piene di integratori. Il fatto dell'integrazione è una cosa che forse prima era più sentita, adesso molto meno, cioè si pensa sempre che l'integratore sia qualcosa, parlo dei medici, di cui si può fare a meno, no? Però io dico, boh, forse voi mi dimenticate una cosa che sta scritta nei libri. Cioè nel 1600-1700 i marinai inglesi che stavano 6 mesi fuori dal loro paese morivano di scorbuto e i medici inglesi non sapevano che minchia fosse questo scorbuto. Allora cominciarono a fare dei piccoli clinical trials in cui prendevano 10 marinai, a uno gli davano il rum, a uno gli davano l'acqua, a uno gli davano l'aringa affumicata, alla fine a qualcuno gli davano il lime che avevano trovato in un'isola caraibica e vedevano che gli unici che non si ammalavano o guarivano di scorbuto erano quelli che bevevano la spremuta di lime. E guardate che lo scorbuto non era una malattia, era una malattia in cui tu morivi disgregandoti, cioè era una morte orribile. Quindi la vitamina C uguale vita. I neurologi sanno bene che la vitamina B12 è una vitamina che la cui carenza porta a delle sindromi neurologiche che simulano malattie gravissime, tipo il Parkinson, tipo la sclerosi multipla, e che se tu dai a queste persone la vitamina B12 le curi. Allora quindi il problema di integrazione non è una bischerata dietro l'angolo, cioè è una cosa seria. E gli esosomi, cari miei, trasportano proprio i biattivi e non sono biattivi che sono contenuti randomicamente nei vari frutti. Ogni frutto ha degli esosomi che veicolano biattivi diversi dagli altri. Questa è un'immagine per farvi capire come le piante effettivamente, quello è un cloroplasto e questa è una cellula vegetale, e vedete gli esosomi si accumulano sotto la membrana e sulla destra c'è un'immagine microscopia elettronica ottenuta in collaborazione con l'Università dell'Aquila, in cui si vede che bene o male queste vescicole sono tutte più o meno dello stesso volume e sono piuttosto ben riconoscibili. Quindi anche le piante, effettivamente, la microscopia elettronica ce lo insegna, liberano esosomi. Gli esosomi sono, sulla destra voi vedete esosomi che noi abbiamo purificato e concentrato da un frutto, ok? Io sto cercando di dirlo in maniera la più semplice possibile, però non posso ultra semplificare come faceva Angela, capito? Perché spesso questo crea concetti fuorvianti. Quindi un pochettino accademico lo devo essere, per forza, mi dovete scusare. Su questo mi soffermerei un microsecondo, cioè quello per cui, al di là delle caratteristiche chimico-fisiche, forse la cosa più interessante è il fatto che gli esosomi sono il contenuto degli esosomi è completamente protetto da una membrana con un doppio strato lipidico che li fa essere super resistenti a qualsiasi, compreso il succo gastrico, ecco, perché noi l'abbiamo visto con i nostri occhi. Poi però cosa contengono gli esosomi? Gli esosomi contengono una serie di antiossidanti, sicuramente la superossido dismutasi, la catalasi, l'acido ascorbico, il famoso glutatione, il mioinositolo, contengono una serie di minerali, contengono acidi nucleici liberi, cioè è stato trovato di tutto, da microRNA di ogni tipo a RNA messaggero a DNA all'interno degli esosomi. Ma quello che mi sembra molto, ecco, che non so se riesco a indicarvelo, ecco, quello che mi sembra, ecco, sono davanti,
molto adatto ad oggi è proprio il fatto che gli esosomi contengono ATP, ATP, il che significa che possono produrre energia e possono incamerare energia, chiaro? Questo è straordinario, cioè noi non possiamo ovviamente occuparci di tutto, però siamo abbastanza convinti che gli esosomi potrebbero essere uno strumento in grado di semplificare l'immagazzinamento di energia, diciamo, naturale, che, rinnovabile per il futuro. Per ora è solo un'idea, anche se le idee sono sempre perfette quando vengono fuori e quando uno ci vuole limare sopra, che non sono più buone. Allora, invece adesso vi voglio riparlare del concetto, scusate qua, ho perso un po', ecco qua, di biodisponibilità. Allora, la biodisponibilità, in parole poverissime, quando gli esosomi vengono introdutti, no? Che succede? Passano alla barriera gastrica e noi abbiamo visto che anche se il contenuto reale del bioattivo che ci interessa è relativamente basso rispetto a quello che uno si aspetterebbe, per esempio la vitamina C, in realtà producono un effetto, perché poi la biodisponibilità è questo, cioè tu, il nostro corpo c'ha un'asticella, cioè dice io fino a questo punto la utilizzo, il resto lo elimino. E questa è la ragione per cui, per esempio, io mi occupo di tumori, voi sapete, soprattutto le leucemie, da alcune persone coraggiose, fra cui il mio amico Mastrangelo, vengono trattate con alte dosi di vitamina C, tipo 8-9 grammi endovena, però danno degli effetti collaterali che sono dovuti al fatto che viene eliminata e che manda per aria il microbiota, capito? Allora, qui ci troviamo di fronte a una cosa nuova. Noi abbiamo dei bioattivi contenuti all'interno di un veicolo naturale, esattamente come la natura ce lo dà, che anche a piccole concentrazioni danno un effetto apprezzabile, come vedremo, ok? Vabbè, questo, diciamo, riassumo più o meno quello che vi ho già detto. Non c'è dubbio che quello che vi ho detto è il presupposto per dare qualche indicazione sugli esosomi, no? Cioè, in realtà hanno un aspetto di... L'ha accennato Pier Giorgio, noi veramente crediamo che gli esosomi siano i farmaci del futuro, ma dobbiamo andare in punta dei piedi perché queste cose si devono dire sommessamente. Sicuramente sono degli antiossidanti, però hanno degli effetti terapeutici. Io vi posso dire che l'ultimo lavoro, che io non vi mostrerò, che abbiamo pubblicato in collaborazione con i colleghi dell'Istituto Superiore di Sanità, dimostra che hanno un effetto antileucemico. Antileucemico. E non parliamo semplicemente cellule leucemiche umane in cultura, parliamo di blasti midollari di pazienti con leucemia e inducono differenziazione e morte delle cellule leucemiche. Chiaro? Quindi noi, ve la voglio far breve, da una parte adesso stiamo investendo nell'uso, come diciamo così, nutraceutico in generale, anche nella cosmesi, una cosa interessantissima e che io accennerò perché non c'è tempo per parlare di tutto, è anche come trasportatori di altri farmaci, perché abbiamo brevettato un modo di infilare molecole di vario tipo all'interno degli esosomi, siccome sono un veicolo naturale di qualsiasi cosa, abbiamo verificato che all'interno degli esosomi vegetali qualsiasi molecola funziona meglio. Allora, noi siamo appunto una biotech italiana che ha sede all'Aquila, abbiamo già pubblicato molto sugli esosomi vegetali, mi va di sottolineare alcuni aspetti della nostra sperimentazione. La prima cosa, perché da agricoltura biologica? Perché, come vi dicevo, gli esosomi appartengono anche a un sistema di scavenging, per cui frutti e vegetali che vengono da coltivazioni intensive, che quindi comportano l'uso di pesticidi e microbicidi, possono rendere addirittura velenosi gli esosomi, no? Quindi noi non solo ci affidiamo a aziende che sono certificatamente biologiche, ma facciamo dei nostri test su quello che otteniamo. Questo è per farvi vedere, diciamo, brevemente
diciamo, quello che noi abbiamo visto, questo è il confronto che noi abbiamo fatto fra isosomi di varia provenienza. Abbiamo visto due cose: che diciamo, frutti e vegetali da agricoltura biologica producono molti più isosomi e che quegli isosomi contengono molti più bioattivi. Quindi, diciamo, oltre al fatto del non usare l'agricoltura intensiva perché può produrre roba velenosa, diciamo, c'è anche questo fatto, cioè ce ne sono di più e sono qualitativamente migliori. Il nostro processo non prevede una separazione che usa solventi chimici, soltanto fisici, quindi ancora di più noi abbiamo visto che dopo separazione sono assolutamente privi e sono intatti, okay? E addirittura dopo liofilizzazione per sublimazione, non per essiccamento, quindi a freddo, sono esattamente identici a prima della sublimazione. Quindi poi da qui sono venuti dei prodotti che sono basati su esosomi liofilizzati. Ecco. Questa è un'altra cosa. Qui noi abbiamo dei controlli di qualità. Uno sicuramente è questo NanoSight Tracking Analysis, che è uno strumento fantastico, ma di cui non vi posso parlare, non abbiamo tempo, che ci dà il numero, il size e la distribuzione, cioè le dimensioni e la distribuzione. E poi ovviamente quello non quantitativo, che è la microscopia elettronica. Quello che noi abbiamo appunto potuto fare è addirittura quantificare la presenza, i vari diciamo bioattivi che vi ho elencato, a cui dobbiamo per forza aggiungere per esempio la melatonina. Cioè alcuni frutti e vegetali contengono una specie di araba fenice, che è la melatonina vegetale, che all'interno dei isosomi è incredibilmente biodisponibile, per cui non bisogna prenderne barcate per cercare di dormire, capito? Vado avanti velocemente. Questo l'ho detto, rappresentano un, in inglese si dice double edge knife, cioè un coltello con una doppia lama, e questo è un nostro diciamo problema, e che abbiamo per ora almeno bypassato. Oh, questo è un esperimento chiave per noi, che ha poi dato una serie di conseguenze. Questo è un esperimento fatto in vivo e pubblicato già, in cui noi siamo partiti da un modello di forte intossicazione, cioè di sbilanciamento redox, va? Cioè ossido riduttivo, che è di topi a cui è stato aggiunto il 5% di acqua ossigenata nell'acqua di tutti i giorni per 2 settimane. La qualcosa li ha ridotti super male, e noi abbiamo poi alla fine di questa fase trattato i topi o con esosomi di varia mistura, diciamolo così, perché questo è uno dei nostri segreti, oppure con solo acqua. E per farvela breve abbiamo visto che fondamentalmente questo è il modello, una serie di cose ci sono risultate fantastiche, cioè per esempio abbiamo visto un ritardo dell'invecchiamento, abbiamo visto un effetto sui ritmi circadiani del riposo, abbiamo visto un effetto anti-invecchiamento più sistemico, ok? E di questo vi parlerò più in dettaglio. Questo è un argomento un po' più difficile, però fondamentalmente il segnale, diciamo, quello che si chiama biosignaling, il segnale biologico, ecco, per dirla in termini molto, può essere facilitato dal tipo di carrier che trasporta una molecola. E quindi su questo stiamo lavorando moltissimo, in quanto effettivamente gli esosomi di origine vegetale sono dei trasportatori naturali. Tramite questa nostra ricerca siamo arrivati a quello che io considero la cosa di cui essere più orgoglioso nella mia vita, perché io mi sono sempre occupato di ricerca traslazionale, brutto termine, però fondamentalmente significa dal bancone di un laboratorio al letto del malato, oppure agli scaffali di una farmacia. Ci siamo incontrati con Guna, che cercava proprio qualcosa che avesse a che fare con gli isosomi vegetali, e da questo ne sono nati 3 prodotti che si chiamano Exocomplex Riposo, Exocomplex Fertilità, Exocomplex Anti-Age. Entriamo un po' nel merito di come siamo arrivati a questi. Prima cosa, perché i mix? Adesso qui, questa è la capacità antiossidante totale che noi abbiamo rilevato nei 3 prodotti. Nei singoli
qua vedete riportati frutti contenuti nel mix e nel totale quando noi abbiamo unito i frutti, ed il totale è incredibilmente superiore rispetto ai singoli frutti, quindi per questo noi usiamo i mix. Questo per farvi vedere che in realtà noi non parliamo della stessa cosa, cioè per dire, vedete bene, il mango contiene superossido di catalasi e vitamina C, il pompelmolosa contiene superossido di smutasi, catalasi e glutatione, il pomodoro contiene vitamina C, perché vorrei dirvi che il pomodoro contiene tanta vitamina C, licopene e mioniositolo, l'asparago contiene melatonina e triptofano, per dire, no? La ciliegia contiene superossido di smutasi, vitamina C, glutatione, mioniositolo e melatonina. Il limone contiene, adesso per dirvi, cioè non stiamo parlando della stessa cosa, noi abbiamo creato dei mix che tenessero realmente conto di questa diversa composizione per dargli un'indicazione. Questo, vabbè, più o meno riassume quello che vi ho appena fatto vedere. Questo riassume quello che vi ho detto dall'inizio, cioè quello che noi consideriamo il grandissimo vantaggio degli esosomi vegetali, cioè la elevatissima biodisponibilità, la capacità di attraversare le barriere biologiche. C'è qualche evidenza che possano passare anche la placenta, che cioè ancora più, come dire, un peccato mortale, perché la madre e il bambino si pensava fossero in comunicazione solo attraverso il sangue del cordone ombelicale. Contengono bioattivi che sono totalmente protetti, ma guardate, voi senza pensare a tanto, avete visto con la vitamina C, se voi mettete il Cebion nell'acqua, vedete che cambia colore. Allora cosa è? Si chiama ossidazione. Ecco, la doppia membrana lipidica protegge dalla fotosensibilità e dall'ossidazione, tanto per cominciare, no? E quindi il contenuto rimane intatto e quindi altamente biodisponibile. Poi sono resistenti ai pH, per esempio al pH gastrico, e sono in grado di raggiungere target specifici, come vedremo, non hanno nessuna immunogenicità. Il nostro corpo è abituato a vederli, perché li ingeriamo tutti i giorni, e non sono tossici. Quello che potrei aggiungere alla fine è che tramite le tecniche, diciamo, di come dire, test qualitativi e quantitativi, noi siamo stati in grado di renderli scalabili in base al numero. Cioè, quindi in realtà sono presenti nei prodotti, per esempio, che vi ho fatto vedere prima, in numero. Ok? Questo è il contenuto, e adesso andrei nel merito di ogni tipo di prodotto. Il primo è l'exocomplex fertilità, che contiene limone, bergamotto, pompelmolosa, arancia rossa e bionda, mango e pomodoro. Diciamo sulla destra sono diciamo anche presenti le varie presenze degli esosomi nei prodotti, e contengono fondamentalmente superossido di smutasi, catalasi, acido ascorbico, glutatione, mioniositolo, licopene, e vabbè, insomma, sulla modalità d'uso possiamo risparmiarcela. In realtà vado subito ai risultati. La prima cosa che abbiamo visto è che, visto che prima si è parlato di telomeri, noi abbiamo correlato i livelli plasmatici di ROS, che diciamo è un radicale libero legato allo squilibrio redox, alla lunghezza dei telomeri presenti nelle ovaie delle topine trattate con questi esosomi dopo il trattamento con acqua ossigenata. E come vedete c'è un incredibile aumento della lunghezza dei telomeri associato a un abbassamento dei livelli di ROS. Sempre nelle stesse topine abbiamo valutato il numero delle cellule germinali presenti nelle ovaie, e abbiamo visto che in seguito a trattamento con acqua ossigenata c'era una drastica riduzione. Le cellule aumentavano dopo trattamento con questo exocomplex, e questo ovviamente correlava con l'abbassamento dei livelli di ROS. Vado veloce, questo è il riposo. L'exocomplex riposo contiene limone, arancia rossa e bionda, papaya, ciliegia, asparago e kiwi. Ok? Ho quasi finito. No, c'è 5 minuti. Ah, vabbè, ce la faccio, dai. Mi stringo un po'. Direi, vado di nuovo subito ai risultati, che sono la cosa più importante.
abbiamo visto come prima cosa che nei topi trattati con ExoComplex, in seguito alla riduzione per il trattamento con acqua ossigenata, c'era un aumento della serotonina sierica. Voi sapete che la produzione della melatonina ha un ritmo circadiano. Noi la melatonina la produciamo dalla nostra epifisi in seguito al rilascio di serotonina. E tutto questo avviene in corrispondenza, avvicinandoci al momento del riposo. Okay? Allora noi quindi abbiamo prima visto che effettivamente in seguito al trattamento con questo mix c'era un aumento molto significativo della serotonina sierica che correlava con l'abbassamento dei ROS e che, ancora più interessante, insieme all'aumento della serotonina vedevamo un aumento enorme della melatonina nel siero di queste topine. Poi l'ultimo è l'anti-age, che interessa a tutti ovviamente, è un argomento di grande interesse. I frutti che noi abbiamo utilizzato per ottenere questo mix di esosomi sono il limone, il bergamotto, il pompelmo rosa, l'arancia rossa e bionda e il mango. Voi non avete idea, in Sicilia, in queste aziende, viene prodotto un mango di una qualità assoluta, assoluta. Cioè, io non so, spenderei ore intere a parlare della nostra, come dire, biodiversità e di quello che in Italia noi possiamo coltivare. Però noi per ora lo utilizziamo. Andando ai risultati, qui siamo andati proprio sulla reazione antiossidante, drammatica riduzione dei ROS nel siero, quindi è un effetto antiossidante sistemico, questa è la cosa più importante. E poi questa cosa, diciamo che non è immediatissima, perché questa è un metabolita che ci dice a che livello di danno del DNA c'è, ok? E quello che è drammatico vedere è che nei topi sottoposti a acqua ossigenata c'era un aumento pazzesco di questo metabolita, in seguito a trattamento con ExoComplex una drammatica riduzione del danno al DNA, che poi correlava con l'aumento della cellularità, con la lunghezza dei telomeri, capito? Tutte queste cose. E l'ultimo set di risultati riguarda proprio, diciamo così, risultati che riguardano proprio il danno al DNA non solo a livello sierico ma anche a livello degli organi, che si parlavano con quelli a livello sierico. Quindi, per riassumere un po' quello che vi ho appena detto, quell'ExoComplex è in grado di fare alcune cose, cioè prima di tutto noi avevamo un modello che creava uno sbilanciamento redox, che vedete in alto. In seguito a ExoComplex vi era un recupero di 5 anni rispetto ai topi non trattati, che non è poco per un topo che, diciamo, cercando di rapportarlo agli umani. E quindi chiaramente noi il nostro obiettivo l'avevamo raggiunto, cioè avevamo raggiunto l'obiettivo di conferire un ritardo almeno dell'invecchiamento nei giovani in seguito al trattamento con ExoComplex. Noi consideriamo, perché consideriamo un trattamento bio rivitalizzante a livello cellulare quello dell'ExoComplex? Perché effettivamente questo altissimo livello di capacità antiossidante di per sé rappresenta proprio una cosa di cui noi abbiamo bisogno, e ce l'abbiamo bisogno probabilmente da subito, anche se nei giovani ovviamente il reservoir di molecole antiossidanti è più alto, no? Però noi abbiamo visto che questa cosa, vie più giovani sono, vie più funziona, ecco. Vabbè, anche questo più o meno l'abbiamo detto. Certamente noi siamo piuttosto ambiziosi, e questi sono i nostri obiettivi, cioè quello di portare sempre di più al centro dell'attenzione una nuova tecnologia basata sugli esosomi vegetali, quello di, come dire, mettere a disposizione materie prime biologiche che non ci sono in giro, quello di mettere a disposizione un procedimento che non prevede l'uso di solventi. Questa cosa non è... Anche i fiori di Bach stanno in una sospensione idroalcolica. Tutti i fitoterapici sono
vanno incontro a un trattamento chimico di fatto, no? Idroalcolico. Poi, con grande orgoglio, questo è un prodotto 100% italiano, perché sono la materia prima è italiana, noi siamo italiani, il talento è italiano, il luogo in cui lo produciamo è Italia, e scusatemi se questo per me significa tanto orgoglio. Poi abbiamo noi, comunque siamo una piccola azienda che vuole essere anche ecosostenibile, per cui abbiamo zero scarti, cioè tutto quello che viene fuori dal nostro processo di estrazione poi in qualche modo viene riutilizzato. E poi in cosa noi siamo veramente anomali? Siamo anomali nel fatto che ogni singolo prodotto è una scoperta, cioè noi portiamo nelle farmacie delle scoperte. Ovviamente abbiamo bisogno di gente visionaria, e l'abbiamo incontrata, perché Guna in questo è stata molto visionaria. Ora, vabbè, questo è un riassunto di quello che vi ho appena detto. Certamente il patron di Guna ha voluto chiamare questo progetto la quintessenza della natura, però ecco, io volevo rifarmi a quello che vi ho appena accennato. Io sono un lettore appassionato soprattutto di romanzi, perché i libri di testo mi hanno sempre annoiato, devo dire, no? Perché penso che nei romanzi fra le righe ci siano molte verità. Uno di quelli che ho scoperto da poco si chiama Fabio Stassi, che ha creato un personaggio di un giovane che cura la gente con i libri, si chiama biblioterapia, no? Adesso, al di là di quello che di per sé è interessante, perché arriva la gente e dice: che libro mi dai invece che medicina mi dai, no? E questo è di per sé interessante, ma fra le varie cose lui dice una cosa che mi ha fatto pensare, perché lui dice: è una malattia diffusa, non ne faccio un caso personale. E poi ogni malattia è un caso personale. E quindi mi sento di dirvi: ognuno ha la sua malattia, credo che la nostra ricerca possa aiutare in questo, perché non tutti rispondiamo anche ai bioattivi in maniera identica. Io ho cominciato a darli anche ai pazienti con tumore, devo dire, con un certo successo. Però ecco, questo concetto fa parte di quello che cerco di esprimere nel libro, che l'ultimo libro che ho scritto, che è La medicina del futuro, che come messaggio in generale dice: beh, già il concetto di medicina integrata mi sembra un pochettino sdoganato, perché gli americani l'hanno fatta passare per una cosa tipo: metto un po' di quello, un po' di quell'altro, no? E guarisco tutto. In realtà io penso che la medicina del futuro sia una medicina di collaborazione, in cui ognuno di noi, con un po' di umiltà, conoscendo quello che c'è intorno e ovviamente consorziandosi con chi la pensa come lui, può dire: ok, forse tu hai bisogno di lui, che è più bravo di me a fare l'omeopata, per dire, no? O ecco, chi si occupa del ruolo della meditazione nella cura dei pazienti con tumore, come Gioacchino, eccetera, eccetera, eccetera. Per cui il messaggio della medicina del futuro, oltre a tutto quello che io ci scrivo, perché ovviamente è anche parte della mia vita, è: pensiamo a una medicina collaborativa concentrata su ogni singolo essere umano. Grazie. Ambientale, quindi oggi quando sentivo parlare di epigenetica avevo un sacco di flash che dentro la mia mente venivano fuori, ricordando e capendo perfettamente la difficoltà per una persona come me, che ha un background assolutamente tradizionale, di capire certe novità. Io però sempre una cosa è certa: negli ultimi 15 anni di professione ho capito perfettamente che esiste una faccia della moneta, una faccia della luna, come vogliamo, e che ne manca una metà assolutamente fondamentale. Quindi l'esigenza di essere un eterno studente, un vero medico è un eterno studente, è una persona umile,
è una persona che cerca e deve rimanere umana, perché è una considerazione che è assolutamente correlata all'umiltà, alla voglia di conoscere, alla voglia di progredire. E quindi questo è un, per me è un'occasione che, quando mi è stata offerta, ho accettato proprio con lo spirito di chi oggi, l'ho già detto e lo ripeto, sono entrato come medico curante, come medico della mutua, esco come medico della musica, come diceva Rissera Romiti, proprio con questo tipo di volontà, di impostazione, di proseguire per un percorso che per me sarà, non dico difficile, ma sicuramente foriero di maggiore responsabilità anche nei confronti dei pazienti che pure curo ancora anche dopo la pensione, con la stessa intensità e soprattutto con una capacità, una visione che è un pochettino più larga. Questo è, credo, lo scopo che deve avere un medico nel cercare di apprezzare soprattutto quello che non conosce e soprattutto quello che delle volte si nasconde dietro anche ad alcune difficoltà di approccio, perché entrare in, soprattutto in un mondo che è estremamente materialista come il nostro, la dimensione spirituale, la dimensione dello spirito è spesso dimenticata, se io vorrei da, questo, da oggi e da domani in avanti avere questo nuovo spirito sia nei rapporti con gli altri, sia nei rapporti di cura, ma anche sul piano personale. Questo. Grazie.